Buongiorno a tutti e benvenuti nell'aula consiliare. Oggi siamo particolarmente onorati e felici di accogliere il Consiglio Comunale dei Giovani. Come amministrazione ci sono io, che sono il Presidente del Consiglio Comunale, c'è il Vice Sindaco Angelo Magliozzi e c'è l'Assessore alle Politiche Sociali e anche alla Scuola, Lucia Maltempo. Adesso passo la parola al Vice Sindaco, che vi fa il saluto e gli auguri di buon lavoro. Grazie ragazzi. Buongiorno, buongiorno a tutti, un saluto al pubblico e ai ragazzi che sono oggi qui insieme a noi in aula consiliare. Ecco, anche per me, anche io sono emozionato, per me non è la prima volta che presento il Consiglio Comunale dei Giovani, ma ogni anno è un'emozione nuova, è un'emozione diversa e mi fa sempre piacere essere qui insieme a voi, anche perché io sono abbastanza, mi sento ancora giovane, quindi mi trovo bene insieme a voi e sono contento di esserci. Sì, ce l'ho. Tra l'altro oggi abbiamo anche un intruso nel banco degli assessori che si sta cercando di occupare per i ragazzi. E, allora, visto che siamo in tanti che dobbiamo intervenire, io vorrei fare innanzitutto fare un saluto e un intervento alla preside dell'istituto e poi passiamo insomma alla parola ai ragazzi e poi andiamo alle conclusioni. Grazie. Buongiorno a tutti, sarò breve. Allora, per noi non è il primo anno, come diceva anche Angelo, sono diversi anni, questo è il settimo anno che Gaeta aderisce al progetto Coloriamo il nostro futuro. Non è solo un consiglio comunale dei ragazzi, ma anche l'adesione a questo progetto, che è un progetto che oramai ha raggiunto i 20 anni. È un progetto nato in Sicilia e con grande determinazione è stato portato avanti dai soci fondatori. Un progetto che si è esteso in tutta Italia, per cui abbiamo adesso un'adesione di quasi tutta la penisola. È un progetto che ha una grande peculiarità, è un progetto che ricade, a cui si può partecipare solo se si ha al proprio interno, nella propria città, un parco o un'area protetta di riferimento. Noi abbiamo questa splendida opportunità perché abbiamo il parco di Monte Orlando, quindi Riviera di Nisse, e quindi a pieno titolo abbiamo potuto partecipare. Ogni anno è sempre un'emozione molto grande, l'anno scorso ancora di più perché abbiamo avuto il convegno organizzato dal Comune e da noi, qui all'interno di Gaeta. È stata una cosa indescrivibile, chi ha avuto modo di vedere l'entusiasmo di tutti i ragazzi d'Italia che partecipano a questa grande opportunità, l'indossare la fascia. È qualcosa da vivere, se non lo si vive non si capisce bene la valenza formativa che ha. È un grande contenitore, c'è cittadinanza attiva, c'è rispetto dell'ambiente perché è il parco di riferimento, quindi è una cosa. E quest'anno tra l'altro noi ci regheremo, vero Angelo, in Sicilia, perché il progetto compie 20 anni e giustamente il luogo ideale per i 20 anni è proprio dove è nato, Castellana Sicula, in Sicilia. È inutile che mi dilungo tanto perché vi dovrei dire tantissime cose. Per i ragazzi è un vivere una grande opportunità quello di accostarsi alle istituzioni, quindi la formazione di una coscienza civica. Noi ci crediamo tanto e penso che abbiamo trasmesso anche ai nostri alunni questa grande voglia di vivere questo momento, vero ragazzi? Ecco, grazie a voi che siete qui a condividere con noi questo momento. Grazie tante. E grazie al Comune di Gaeta che ovviamente è partner di questo progetto perché ci dà anche delle sovvenzioni. Grazie. Grazie Preside, passiamo la parola adesso all'assessore Lucia Maltempo. Buongiorno, allora io mi faccio piccola, mi metto qua e faccio l'assessore insieme a loro. I ragazzi devono assolutamente entrare all'interno della vita politica, della vita civile di un paese, perché devono toccare con mano cosa significa stare seduti in questi banchi e soprattutto cominciare a
formare una coscienza che li porterà ad essere gli uomini del domani. Loro li vedo preparatissimi. Quattro quinti di questa giunta sono stati miei alunni. E quindi io sono veramente, stamattina sono commossa, sono molto orgogliosa di questa cosa. Anche parte del Consiglio Comunale, Gabriele, il sindaco, Giulia, ce ne ho parecchi. Sono veramente orgogliosissima di questa cosa, veramente. Spero che loro riescano a fare un ottimo lavoro, avranno tutto il nostro appoggio, tutto il nostro sostegno per qualsiasi cosa, qualsiasi progetto loro vogliano fare, qualsiasi cosa, qualsiasi dubbio possano avere, noi siamo qui per loro. Io penso che i ragazzi siano il nostro futuro sempre e devono essere sempre messi davanti agli interessi degli adulti, sempre. Buon lavoro a tutti voi e le nostre porte sono sempre aperte. Presidente. Allora adesso passo la parola al mio collega, il Presidente del Consiglio dei Giovani, Matteo Grosdocimo, prego. Buongiorno a tutti, mi chiamo Matteo Grosdocimo, frequento la classe prima, sezione A della scuola Giosuè Carducci e nell'ambito di questo consiglio sono il presidente del consiglio. Innanzitutto voglio ringraziare tutti i presenti e il sindaco Mitrano. Sono molto emozionato di stare qui perché vista la mia giovane età è la prima volta che mi affaccio al mondo politico. Sarà mio compito supportare il nostro sindaco Benedetta Brocco insieme al consiglio per portare avanti il suo programma elettorale e raggiungere anche altri obiettivi proposti dai ragazzi. Ora è il piacere di presentarvi tutti i membri del consiglio comunale. Gaia Russo. Presente. Dov'è? Presente. Presente, sì. Simone Mitrano. Presente. Chiara Latinista. Presente. Cristiano Valente. Presente. Chiara Pierrone, Di Florio Gabriele, presente. E Carlo Giulia. Presente. Ora diamo la parola al mini sindaco Benedetta Brocco. Buongiorno a tutti, io sono il nuovo mini sindaco dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Carducci, frequento la seconda C con indirizzo musicale. Oggi per la prima volta siamo riuniti nell'aula consigliare del comune di Gaeta con tutta la giunta, la mini giunta e il mini consiglio. In questi due anni vorrei promuovere vari progetti per migliorare la nostra scuola, però certo tutto è possibile con l'aiuto dei miei assessori e dei miei consiglieri e del mio presidente del consiglio Matteo Grosdocimo. Io ho fatto la scelta di candidarmi perché penso che ciascuno di noi debba sviluppare un senso civico dentro di noi e abbiamo già provato l'emozione quando si sono fatte le elezioni, come si vota, quindi il diritto al voto. Io ho intenzione di fare tanti bei progetti. Certo, i sogni dei ragazzi sono tantissimi e mai tutti si potranno avverare. Però quest'anno c'è una novità, c'è un nuovo assessorato che è l'assessorato ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questo assessorato è di Odetta Dato assessorato è un assessorato, è un tema molto attuale che se ne sta parlando tantissimo in questi ultimi anni e quindi si faranno molti progetti su questa cosa. Infatti domani vorrei
fare proprio parlare in tutte le classi dell'Istituto Comprensivo Giosuè Carducci, parlare proprio dei diritti dell'infanzia e farci dei progetti. Noi, la nostra scuola, fa parte del progetto Coloriamo il nostro futuro, che è stato promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione ed è un progetto che a livello nazionale, quindi fanno parte tutte le scuole d'Italia, ogni anno si riunione, si riuniscono in un convegno. L'anno scorso, come ha detto già la dottoressa Maria, la dirigente scolastica Maria Rosaria Macera, che l'anno scorso il convegno è stato fatto proprio a Gaeta. Invece quest'anno è la Sicilia e come ha detto anche la preside, che quest'anno il progetto Coloriamo il nostro futuro compie 20 anni. E questo progetto, il progetto è rivolto all'ambiente, a far crescere noi ragazzi come cittadini consapevoli e rispettosi della nostra città e di che cosa facciamo. E il senso civico non nasce spontaneamente, ma deve essere vissuto attraverso la conoscenza e la progettualità. La dottoressa Maria Rosaria Macera, il sindaco Cosimo Mitrano, anche se oggi non è presente qui tra noi. Poi voglio ringraziare anche alla maestra Francesca Lubreziano e al professor che è la referente e anche al professor Vito Romano che ci ha dato un aiuto. Di fare tanti progetti e di soddisfare le richieste degli alunni dell'Istituto Comprensivo. L'idea di domani di parlare in tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo dei diritti dell'infanzia la ritengo abbastanza giusta e quindi non penso che bisogna ricorrere a voto. Tu sei d'accordo? La mia giunta è formata da l'assessore alla cultura Cristian Cervone, l'assessore all'ambiente Davide Valerio, l'assessore allo sport Andrea Di Maggio, l'assessore alla pubblica istruzione Valerio Padovani e il nuovo assessorato è quello ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Odetta Lando. Ora passo la parola agli assessori. No, chi comincia? Chi comincia? Odetta, va? No, Valerio? Vai. Buongiorno signore e signori, vi presento, sono Valerio Padomani e faccio parte della classe terza D dell'Istituto Comprensivo della Carducci. Sono orgoglioso di essere stato eletto come assessore alla pubblica istruzione e per questo ringrazio il mio sindaco Benedetta Crocco. Quest'anno cercherò di mettere a disposizione tutte le mie idee per migliorare il rapporto scuola-alunno. Vi ringrazio e buon lavoro. Buongiorno a tutti, sono Letta Dado, frequento la sezione A della prima dell'Istituto Comprensivo Giosuè Carducci e sono assessore ai diritti dei bambini e dei ragazzi. È un tema molto attuale e ho accettato di ricoprire questo ruolo perché mi sembra
sembra più che valido e cercherò di portarlo avanti con il mio meglio, dato che comunque è un tema molto attuale e come ha detto Benedetta Grocco, il nostro mini sindaco, è molto importante far capire ai ragazzi che è fondamentale imparare a rispettarci a vicenda. In questo momento sono circa 420 milioni di ragazzi a cui vengono delegati dei diritti fondamentali, come per esempio l'avere un nome, la nazionalità, il diritto all'istruzione e anche alla sanità. Come ha detto l'Ufficio del Rappresentante Generale delle Nazioni Unite, ha emanato un rapporto prima nel 2009 e successivamente nel 2013, in cui spiegava che i diritti maggiormente negati in Asia e soprattutto in Africa ai ragazzi sono per esempio quello dell'istruzione e di essere curati, ma molti ragazzi vengono anche rapiti. Io spero di fare del mio meglio perché più noi ragazzi ci impegniamo, più potremo regalare alle generazioni future un mondo migliore. Buongiorno a tutti, sono Andrea Di Maggio e frequento la classe terza dell'Istituto Carducci e sono molto onorato di svolgere il ruolo di assessore allo sport e spero di contribuire al miglioramento della nostra scuola e con varie iniziative dedicate a tutti gli sport per appunto far conoscere i vari sport e cosa ci può dare a noi ragazzi lo sport e perché serve a fare attività con varie giornate dedicate appunto a questo. Buongiorno a tutti, sono Valeria Davide, vi ringrazio di essere qui e sono assessore all'ambiente, frequento la classe seconda D dell'Istituto Comprensivo Gesù e Carducci. Io cercherò al mio meglio di riunire tutte le mie idee per cercare anche cercherò di mettere insieme queste idee e anche si sta parlando anche molto di questo tema al telegiornale e cercherò di fare del mio meglio. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, io sono Cristian Cervone e frequento la seconda D come Davide dell'Istituto Comprensivo Gesù e Carducci. Il mio ruolo è quello dell'assessore alla cultura. Ho scelto di ricoprire questo ruolo perché secondo me ogni ragazzo deve essere acculturato. Ringrazio Benedetta, ovviamente, per avermi dato questa possibilità e insieme all'aiuto di tutti i miei compagni cercherò di rendere appunto migliore il rapporto scuola-alunno, soprattutto con la cultura. Ora vorrei far parlare il consigliere che ho prima presentato. Buongiorno a tutti, io sono Maria Russo della classe terza dell'Istituto Gesù Carducci e ricopro il ruolo di mini consigliere. Sono entusiasta di avere questo incarico e non vedo l'ora di iniziare questo percorso che ha come obiettivo finale quello di migliorare il nostro istituto Gesù Carducci. Grazie per l'attenzione. Sono Simone Mitrano e frequento la prima B dell'Istituto Gesù e Carducci. Il mio ruolo in questo Consiglio dei Ragazzi 2019 è di mio consigliere. Sono molto emozionato di ricoprire questo ruolo e di essere qui a parlare con voi. Spero che in questi due anni riusciamo a fare tante cose positive per la scuola. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, mi chiamo Gabriele Di Florio e frequento la classe seconda della sezione C nell'Istituto Comprensivo Gesù e Carducci. Ho 11 anni e come ruolo sono mini consigliere. E non vedo l'ora di iniziare questo percorso e portarlo avanti fino al termine dei tre anni scolastici della scuola media.
a tutti, sono Giulia Gallo e frequento la seconda C dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Carducci. Sono molto contenta di ricoprire il ruolo del mini consigliere del nostro mini sindaco Benedetta Brocco e in questi 2 anni fino alla terza media cercherò di aiutarla nel migliore dei modi per la realizzazione del suo progetto e del progetto Coloriamo il nostro futuro. Buongiorno a tutti, sono Chiara Perrone e sono molto felice di coprire questo incarico. Ringrazio Benedetta Brocco per avermi dato questa possibilità. Sono molto felice di entrare a far parte di un piccolo mondo degli adulti, anche se a volte ci nasconde molte cose. Buongiorno a tutti, sono Chiara Latinista e frequento la classe prima C. Sono molto contenta di far parte della squadra di Benedetta Brocco. Aiuterò con tutte le mie forze a rendere questa scuola e la città di Greta un posto migliore e molto accogliente per tutti i civili. Buona giornata a tutti e grazie. Buongiorno a tutti, sono Cristiano Valente, mini consigliere eletto dai ragazzi della Sebastiano Conca. Sono onorato di far parte di questa assemblea e di rappresentare i ragazzi del mio istituto. La carica di consigliere rappresenta per me una grande responsabilità perché noi abbiamo il compito di dare voce a tutti. Grazie. Consiglio comunale e vi ringrazio. Adesso la seduta è sciolta. Allora, ascoltiamo un attimo anche la professoressa Lucreziano e la maestra Lucreziano. Allora, buongiorno a tutti. Mi fa molto piacere che avete seguito i ragazzi anche in questo momento così emozionante. Abbiamo cominciato a conoscerci piano piano, abbiamo fatto già un programma di massima, ma un ringraziamento lo voglio fare personale a Vito Romano, che essendo referente di questo progetto, è stato referente di questo progetto per 7 anni, comunque ci ha supportato, ci ha aiutato, è il nostro punto di riferimento. E oggi è qui presente anche in questo insediamento. Ringraziamo l'amministrazione per la disponibilità, ma ringraziamo, io vi chiedo un applauso a questi ragazzi che con vero senso di responsabilità e un pizzico di consapevolezza hanno preso questo ruolo, questo incarico e sono molto 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 motivati a portarli avanti. Abbiamo fatto già un calendario, faremo un consiglio al mese e faremo una fase, prima del consiglio, un momento di incontro, in modo che io, che sono in questo ruolo, posso guidarvi in quello che può essere realizzato, quello che è il compito del consiglio, quello che è il compito, perché sono talmente entusiasti che ieri mi hanno fatto già delle proposte, però queste proposte, ragazzi, bisogna prima valutarle con la preside. Noi non siamo, voi non siete un organo che attua, è un organo che propone. Quindi con calma, con serietà, con motivazione faremo sicuramente un bel percorso. Come ha detto prima l'assessore Lucia, molti altri, una parte sono i suoi, una parte sono i miei. Quindi sono venuti, è un passaggio obbligato che devono passare per forza dalla scuola primaria. Quindi io proporrei di farvi un altro grande applauso e un grosso ringraziamento. È l'unica cosa, Vito, che ci siamo permessi, diciamo, di aggiungere non è giusto come termine, e di fare anche un assessore donna. E siccome negli assessori scelti da Benedetta non c'era nessuna donna, io, per essendo donna e avendo assunto questo ruolo di assessore,
ho proposto al Consiglio e a Benedetta, perché le decisioni le prendiamo tutti insieme, che noi ci differenziamo un po' dal Consiglio comunale e dell'amministrazione comunale, quindi deve essere un lavoro di gruppo, deve essere un lavoro armonioso, deve essere un lavoro di squadra, sinergico, senza contrapposizione e senza prevaricazione, altrimenti questo bellissimo progetto lo possiamo cestinare. Quindi in bocca al lupo a questi meravigliosi ragazzi. Grazie, grazie maestra Francesca. Io mi associo a te anche al saluto al professore Vito Romano, che è stato il mio compagno di viaggio nel mio primo coloriamo. Mi viene, quindi è stato chiaramente il mio primo coloriamo, quindi con buon affetto che lo ringrazio e lo saluto. E ringrazio anche chiaramente la preside dell'istituto, perché avendo scelto di partecipare a questo progetto, la preside ha regalato a voi ragazzi la possibilità di vivere un'esperienza che vi posso garantire è unica. Io l'ho vissuta da grande, chiaramente quando ero piccolo io non c'era questo progetto, forse c'era, però io non partecipavo. Quindi voi ancora non lo sapete perché state appena iniziando, però state per iniziare un percorso, un'esperienza indimenticabile, veramente se vi piace, se vi inizia a piacere la politica, quello che state per fare è veramente bellissimo, non lo scorderete sicuramente. Se per qualcuno di voi era presente lo scorso anno, nonostante le difficoltà, nonostante il maltempo che ci ha perseguitato per tutto il convegno dello scorso anno, ci sono state delle emozioni enormi, dei ricordi bellissimi che abbiamo trasmesso anche a tutti i ragazzi che sono venuti qui a Gaeta da tutta Italia. E quindi insomma io vi faccio il mio in bocca al lupo, buon lavoro. E ricordatevi sempre che noi grandi, il consiglio di noi grandi è sempre qui, siamo sempre qua e pronti ad ascoltarvi, ad ascoltare le vostre proposte, se possiamo anche ad aiutarvi a realizzare, perché no, insomma, se possiamo anche noi, noi siamo qui. E mi è piaciuto molto tra l'altro il tuo discorso quando hai fatto un accenno, quando hai fatto il passaggio sulla squadra, sugli assessori, sui consiglieri. La forza della tua squadra la tua squadra è forte finché è unita, finché la riesci a mantenere unita sei forte, quindi mi è piaciuto molto il passaggio che hai fatto. E poi se hai ascoltato quello invece che ha detto la preside in apertura, che è una cosa molto importante, la possibilità che questo percorso vi dà quello di indossare la fascia, al di là di tutte le cose che farete sull'ambiente, sulla cittadinanza e quant'altro, però il fatto di poter indossare la fascia col tricolore e con lo stemma della tua città credo che non è una cosa che da tutti i giorni è una cosa scontata. Io ricordo la prima volta che l'ho indossata, vederla da fuori sembrava una cosa normale, insomma. Io la prima volta che ho indossato questa fascia mi ricordo ancora che mi tremava la voce, mi tremavano le gambe sotto il banco e riuscivo stento a parlare. E tu invece te la sei cavata molto meglio di me, complimenti, sei stata bravissima, veramente complimenti, quindi io ti faccio nuovamente un buon saluto. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti e devo dire, in qualità di mamma mi voglio complimentare con i genitori, soprattutto con i nonni che vedo presenti, perché come si dice, la mela non cade mai lontano dall'albero, quindi vuol dire che avete fatto un ottimo lavoro con questi ragazzi che sono molto pronti, sono rimasta abbastanza colpita e ho un collega veramente in gamba, devo dirlo. Auguri a tutti e buon lavoro, grazie Presidente. Ora ci possiamo baciare, abbracciare. Ok. Uno. Bravi.